La nostra esperienza di parto. La mia esperienza di parto. Io sono Anna Chiara. Io sono Marco. Lui è Cesare. E lui è Pulcino. In questo video in un flusso di coscienza vi raccontiamo tutto quello che è stato il mio parto. Diciamo il nostro, dai, perché l'abbiamo vissuto insieme. Esatto. E soprattutto perché io ho avuto un ruolo fondamentale. Verissimo. Ma partiamo dal principio. Innanzitutto voglio rassicurare tutte le donne che stanno per partorire e stanno per dare alla luce il loro primo figlio, quindi non hanno esperienza con il parto, che le contrazioni, quelle giuste, cioè quelle proprio del parto, le riconoscete. Perché io avevo l'ansia, ero sempre lì in attesa, dicevo, perché io ho iniziato a sentire le contrazioni già alla fine dell'ottavo mese e quindi ero sempre in allerta e dicevo magari sono quelle giuste, magari sono quelle giuste, magari sono quelle giuste, invece no. Quelle giuste le sentite. Partiamo da una cosa molto importante che non so se sia normale, però cioè abbiamo aspettato 9 mesi. 9 mesi e 2 giorni. 9 mesi abbiamo aspettato. Cioè se per voi è normale, secondo me è eccessivo. Io avevo la data presunta del parto il 25 di marzo e il 26 sera, no, la notte tra il 25 e il 26 ho avuto le prime contrazioni, quelle vere, proprio regolari, ogni 5 minuti. E quindi abbiamo preso la nostra bella macchinina e siamo andati all'ospedale. Mariti o compagni, le riconoscete perché in quel momento sono così. Era notte, circa mezzanotte. E insomma io mi scrivevo sul telefono i minuti che intercorrevano tra una contrazione e l'altra ed erano molto regolari, quindi abbiamo deciso di andare. Infatti deve essere una contrazione di circa un minuto ogni 5 minuti più o meno. Sì, questo è quello che insegnano nel corso preparto. Sì, ma è abbastanza vero. Sì. Quindi partiamo molto tranquillamente 20 minuti 50 km perché noi abbiamo deciso di andare nell'ospedale di Negrar di Valpolicella. Sì. E è un po' distante da dove abitiamo. Sì, noi cercando un'ora di strada. Quindi arriviamo là molto tranquillamente, si fa accettazione al pronto soccorso e ti fanno entrare nel reparto ostetricia. Quindi arriviamo al nostro reparto ostetricia. Saliamo. Sì, sali dall'ascensore. Saliamo, facciamo tutti i monitoraggi e insomma sì, Carlo Alberto stava un po' spingendo, le contrazioni c'erano ma non ero dilatata. Quindi mi dicono devi aspettare 2 o 3 ore, facciamo un altro monitoraggio e poi decidiamo se ricoverarti. Quindi era marzo e cosa fai? Vai a dormire in macchina. C'era freddo, era notte, quindi ci siamo messi in macchina, abbiamo dormito, finché ci hanno richiamato, siamo risaliti, abbiamo fatto un altro monitoraggio e ci hanno spedito a casa perché i cancelli erano chiusi, proprio serrati. Serrato tutto, chiuso. Per fortuna che era domenica, perché io non andavo al lavoro, vabbè che non sarei andato lo stesso. Però almeno era di domenica, quindi tutto il giorno sono potuto stare con Anna Chiara e Carlo Alberto e anche Cesare ovviamente. Non ti grattare sempre! Quindi abbiamo aspettato e poi la sera verso le 11, anche un po' prima, ho ricominciato ad avere le contrazioni. Alle 11? Sì, era sera, tardi. Ho ricominciato ad avere queste contrazioni e mi scrivevo sempre sul cellulare i minuti che intercorrevano tra una e l'altra, diventavano sempre più forti. Ho cercato di aspettare il più possibile per evitare appunto di ritornare in ospedale e di essere rispedita a casa, però alle 2 di notte non ce l'ho più fatta e siamo partiti di nuovo. Ecco l'amore. Mamma che male. Ai. Mi sa che è meglio che andiamo. Quindi partiamo, come al solito, 50 km in 20 minuti, arriviamo molto tranquillamente, si fa accettazione al pronto soccorso e qui devo purtroppo, devo fare una lamentela. Sì. Sì, la faccio. Perché allora, innanzitutto, l'ospedale è una cosa pubblica, quindi già lì partiamo da già dei deficit, preconcetti. Okay. Quindi sappiamo tutti come funziona. Più, se le persone che ci lavorano non hanno la vocazione per il servizio degli altri, la cura, quindi cioè deve essere, se non hai la vocazione per quella roba lì, sai a fare un altro lavoro, vai a fare i panettoni in industria, un lavoro in cui non devi avere contatto con le persone. Un'altra cosa. Quindi cosa succede? Arriviamo là alle 3 di notte, troviamo ovviamente quella persona che non ha voglia di fare il turno di notte a quanto pare, quindi noi entriamo in accettazione. Arriva col suo caffettino,
dopo un bel po', perché prima dove c'era C'era lo sportello il vuoto. bidello, sì, che doveva fare le pulizie, quindi abbiamo aspettato che finiva. Allora, eravamo lì, lei, il bidello che pulisce, e la tipa fuori col caffè. Cioè, veramente, comunque non si fa così, dai, perché lì arrivano delle persone che stanno male. Adesso io non è che stavo male da dire che devo essere Ma curata non c'entra, ma non d'urgenza, però c'entra. non è Ma non c'entra, carino. no, secondo me non è giusto neanche questa cosa, perché lei aveva le contrazioni, è vero che comunque è il primo parto, quindi le contrazioni sarebbero andate lunghe, ma noi siamo persone, no? Loro devono curare le persone. E noi non sappiamo, c'è la prima volta, quindi non lo sai cosa ti aspetta. E quindi loro, che sono al tuo servizio, dovrebbero preoccuparsi che tu fai tutto un processo fatto bene. Quindi non c'entra Non è simpatico perché dimmi, c'è una persona che si mescola il caffè, tu sai lì che stai male, quindi devi aspettare che lei si finisca di mescolare il caffè, si beve il suo caffettino e dopo viene lì e dice scusi, nome e Quindi facciamo accettazione e finisce l'accettazione, quindi io sono pronto per andare e ci dice potete salire. potete salire e apre la porta. Quindi io, perché dovete sapere che questo ospedale c'è praticamente la sede principale, che è un vero ospedale grandissimo, poi c'è questa strada che va su e qui c'è il pronto soccorso e dietro, in una cosa Ambulatori. distaccata, ci sono gli ambulatori, tra cui l'ostetricia. Quindi dal pronto soccorso all'ostetricia saranno 500 metri a piedi. Noi siamo arrivati con l'auto su e la sera prima siamo entrati con l'auto e abbiamo parcheggiato davanti al reparto ostetricia. Invece questa sera, la sera fatidica, ci ha aperto la porta e gli ho detto: ma entriamo con l'auto? Cioè, comunque era chiaro, c'era fatica a camminare, era un'altra di notte, c'era nessuno. E lei si dice: no, non si può perché i posti dentro sono limitati solo a chi ha bisogno. Ma non c'era nessuno, cioè Vuoto. bisogna sottolineare questa cosa. Quindi gli ho detto, cioè, sono stato anche abbastanza gentile, gli ho detto: ma come? Cioè, ieri sera sì, oggi sono limitati, cioè mettetevi d'accordo, no? Non si può fare una cosa così. Quindi, vabbè, partiamo, andiamo a piedi. Cosa succede? Arriviamo al reparto e ci siamo accorti che avevamo tutte le cose in auto. Sì, perché ci siamo fatti prendere dall'emozione, abbiamo lasciato tutte le cartelle in auto, quindi dovevamo andare a prenderle. Quindi, Quindi Marco fa e per siamo prendere arrivati su e gliel'ho fatto presente all'ostetrica, gli ho detto: devo andare in auto, ma ce l'hanno fatta lasciare fuori. E lei ha fatto una faccia un po' sorpresa, perché ovviamente di sotto era tutto libero. Quindi io torno indietro, rifaccio la strada a ritroso, suono il campanello del pronto soccorso da fuori e gli dico: dovrei uscire per prendere le cose nell'auto. E mi fa: no, non si può uscire da qua, devi fare il giro. Stai fuori? Cioè, devi fare il giro, non so se avete capito, ma saranno almeno 3 km. Quindi devi andare nel sotterraneo, passare sotto la strada, arrivare nel centro dell'ospedale. e risalire per Siccome però andare noi abbiamo parcheggiato al pronto soccorso, dovevo tornare fuori dall'ospedale, andare su al pronto soccorso, prendere le cose dell'auto e chissà se poi mi avrebbe fatto entrare dal pronto soccorso, non lo so. Fatto sta che arrivo su e dico: fa il bullo. ma... e prendo l'auto, siccome lì entri Cioè, ti avvicini e si dal apre il portone portone. dell'ambulanza, no? Quindi io mi avvicino al portone, si apre, entro in auto, arrivo davanti al reparto ostetricia e questa signora, che ovviamente non aveva voglia di lavorare, si è messa a correre incontro e mi fa: alla fine hai fatto quello che volevi. E gli ho detto: no, ho parlato con l'ostetrica su, gli ho detto che porto Solo solo scarica le. le Scarico cose. le cose e porto via la macchina. Ah, ok. Quindi questa è stata la prima disavventura, ma va bene, insomma, dai, sono tutte cose che succedono. No, queste cose fanno arrabbiare, fanno arrabbiare, fanno arrabbiare. Noi vogliamo un paese che va bene e Funzioni se bene. il paese, per funzionare bene, ha bisogno che le persone funzionino bene. Ognuno si deve impegnare nel fare il proprio lavoro con dedizione. Quindi andiamo sul reparto ostetricia, che devo dire è stato impeccabile. Non Sì. possiamo fare Beh, nessuna reparto lamentela. super, 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 ma adesso vi spieghiamo tutto nei dettagli, comunque ci siamo trovati benissimo. Se dovessi avere un altro bambino vorrei tornare a partorire Anch'io. Se dovessi averne un altro. Quindi abbiamo fatto il secondo monitoraggio e questa volta hanno deciso, io ero dilatata 1 cm e hanno deciso di tenermi ricoverata. A quel punto, essendo comunque sempre in un periodo post-pandemia, al papà fanno il tampone e solo una volta che il tampone è risultato negativo gli permettono di entrare nel luogo in cui si sta svolgendo appunto il travaglio.
Quindi mi fanno il tampone, il risultato, ora che arriva, arriva alle 10 di mattina, quindi dalle 3 di notte alle 10 di mattina, un bel po' di tempo. Comunque, il fatto sta che arrivano alle 10 di mattina e io continuo ad avere le mie contrazioni che mi sembravano molto dolorose, ma in realtà col senno di poi non erano così tanto dolorose. E arriva anche il papà, finalmente, almeno mi fa compagnia, mi danno la mia stanza, mi accomodo, tutto quanto, e aspetto appunto di dilatarmi di più. Sono le 3 del pomeriggio, quindi alle 15, dalle 3 di notte, e arrivo ad essere dilatata a 5 centimetri, 4 e mezzo, e quindi mi portano in sala parto. A quel punto mi chiedono se voglio o meno eseguire l'epidurale. Non so se in tutti gli ospedali funzioni così, ma penso proprio di sì. Per poter avere accesso all'epidurale, quindi di lasciarsi questa ipotesi possibile, diciamo, dovete fare un percorso prima del parto in cui accettate consapevolmente e in una situazione di condizioni stabili, quindi non in una situazione emotiva un po' così, dovete accettare tutte le condizioni dell'epidurale e quindi eventuali rischi che sono collegati ad essa. Io avevo fatto questo percorso e meno male, infatti, non appena è stato possibile, ho chiesto appunto di farmi l'epidurale. Ed è stata proprio un sollievo, la rifarei altre mille volte, mille volte. E infatti alle 15 del pomeriggio appunto mi hanno fatto questa puntura, tra l'altro il medico anestesista strasimpatico. E non appena me l'hanno fatta ho rotto le acque, perché si vede che mi sono un attimo rilassata, quindi ho rotto subito le acque, proprio puntura, pum, rotto le acque. E ho dormito circa 3 ore. Mamma mia, che bella dormita, ma proprio una bella dormita, perché voi considerate che comunque alla fine della fiera erano circa 2 giorni che io non dormivo, perché le contrazioni del giorno prima, se avevo dormito qualche oretta in macchina, ma sai, non dormi mai con quel sonno proprio profondo. E quindi mi sono fatta questa bella dormita. Tu cosa hai fatto nel frattempo che io dormivo? Dormito Sì? più o meno. Sulla sedia. Rispondevi ai messaggi di tutte le persone che Sì. dicevano Telecronaca qualsiasi e un po' di dormite, un po' di telecronaca. Alle 18 circa mi sono risvegliata perché le contrazioni hanno ricominciato a farsi sentire, anche se in modo molto leggero rispetto a prima. E a quel punto è entrata la ginecologa dicendo che avrei dovuto iniziare a spingere nonostante io non sentissi lo stimolo della sfincter, probabilmente per l'epidurale, ma avrei dovuto iniziare a spingere perché comunque avevo rotto le acque, il liquido iniziava a scarseggiare, insomma, questo bambino doveva uscire. E lì è iniziata la vera fatica. Ma va! Ma che io mi ricordo che è stato bellissimo. No. Infatti, qua voglio dirvi, perché io ho avuto delle persone che reputavo amici che mi hanno terrorizzato. Sembrava che fosse, dovesse essere un film horror. Invece, ragazzi, se avete paura o se avete anche voi degli amici così carini, non c'è nessun film horror. E ve lo sta dicendo uno che ha paura degli aghi, cioè, per Cioè, lì farvi è quasi capire. svenuto quando facevano la fleba al cane. Noi abbiamo portato il cane a fare una cosa da veterinario, gli hanno fatto la flebo, io sono scappato fuori, ero fuori così, Subiacco. ho lasciato una chiara dentro, quindi, cioè io sono sensibile. E invece non è così, perché è proprio un bel momento da vivere e anche da guardare, non c'è Essere problema. Io partecipi. appunto ho avuto anche l'opportunità di essere una parte fondamentale del processo. Anche perché voglio dire un'altra cosa, ogni donna ha il suo percorso, quindi non prendete la mia esperienza come universale, ovviamente, e non spaventatevi perché appunto è molto soggettivo, ognuno ha il suo percorso. Per me la parte delle spinte è stata la parte più dura, più faticosa, infatti ho dei ricordi un po' sfocati, perché considerate che dalle 18 più o meno che io ho iniziato a spingere, ho partorito alle 23 e 28, quindi voi fate il conto di quante ore di spinte mi sono fatta. In ogni caso, quindi, come vi abbiamo anticipato prima, Marco ha avuto un ruolo molto attivo nel mio parto. Infatti, ogni donna può decidere, almeno nel mio ospedale, in che posizione partorire. Io le ho provate tutte: ho provato la palla, ho provato il carpone, ho provato un ginocchio, ho provato in tutti i modi Tutto. possibili. E alla fine ho scelto di partorire in posizione ginecologica perché per me era quella che risultava più comoda. Quindi io ero in posizione ginecologica, appunto, e avevo le ostetriche che mi spingevano le gambe verso il mio torace nel momento in cui io spingevo in avanti, in modo da agevolarmi appunto la spinta. Cos'è successo però? C'erano delle altre mamme che purtroppo non sono state fortunate come noi e hanno avuto delle complicanze. Le ostetriche sono dovute andare a assistere queste mamme per portarle in un altro ospedale più attrezzato.
Quindi io ho avuto l'onore di essere l'incaricato della gamba destra. Quindi lui ha spinto veramente proprio insieme a me, solo che non spingeva con quello, ma spingeva con questo. Ah sì. Ma la parte più bella di tutta questa storia è stato il momento dell'uscita della testa. Infatti, nel momento in cui esce la testa, voi sentite che vi bruciano tutte quelle parti intime dove appunto esce il bambino, e in quel momento c'è un fiume di acqua che rinfresca tutto e poi esce la testa e sai che devi fare solo altre due spinte, una per far uscire il corpo, una per far uscire la placenta. Quindi in quel momento dici ok, ce l'ho fatta, è quasi finito. Quindi esce il bambino, le ostetriche lo prendono, fanno tutti i controlli che devono e devono guardare la scala. La scala di Apgar, quindi vedono il punteggio da 1 a 10 per misurare tutti i riflessi, il modo di respirare, insomma, delle valutazioni che fanno loro. E nel momento in cui il bambino supera questo test al minuto, al secondo 1 e al secondo 5 di vita o al minuto, non mi ricordo più, beh, insomma, nel momento in cui il bambino è sano, te lo mettono sul petto per fare il pelle a pelle. Sì, sono 2 secondi, cioè io non mi sono neanche reso conto. Loro hanno controllato tutte queste cose. Carlo Alberto era così con gli occhi sbarrati. Sì, è nato già curioso. E gliel'hanno messo sul petto per il pelle a pelle Anna Chiara. Quindi è stato bellissimo e l'ostetrica ha preparato il cordone per l'inaugurazione. E infatti io ho potuto inaugurare come fanno i sindaci con i negozi nuovi del loro comune. Tagliato il Ho cordone. tagliato il cordone. Com'è tagliare il cordone? Come tagliare un cordone, cioè Tipo molto simile a un semplice. tentacolo, la consistenza com'è? Sì, dai, È possiamo dire duro. un tentacolo, sì. Cioè, io ho lavorato in un'azienda famosa che fa polli e ero l'addetto ai tacchini. E quando arrivavano i tacchini erano senza testa, alcuni però avevano l'esofago che usciva e secondo me il cordone ombelicale è simile all'esofago, però so che probabilmente molti di voi non hanno mai tagliato un esofago, quindi facciamo che è simile a un cordone, sì, a un tentacolo, però crudo, non cotto, Che cotto già schifo. mollo. Quindi l'ho tagliato, è stato bello e fine. Nel frattempo che lui tagliava il cordone, io guardavo il bambino, gli guardavo le mani per vedere se aveva tutte le Eh dita, se aveva sì. Sì, abbiamo le controllato che non si era dimenticato qualcosa dentro, che finché era tutto aperto, andavamo a prenderlo, no. Io ho avuto una lacerazione di grado 2, quindi in realtà non grave, ecco, non una ferita normale, di un parto normale. L'unica cosa è che ho perso molto sangue, quindi ho perso 700 litri di sangue invece, no, litri. 700 litri! Ai! 700 litri di sangue ha perso questa! Vabbè, io ho perso 700, invece dovrebbero Quasi essere un litro, 700 massimo 500. E quindi ho avuto una perdita di sangue abbastanza importante, tant'è che nel momento in cui poi mi hanno tolto il bambino per lavarlo e sistemarlo e io sono andata a lavarmi, sono svenuta dentro la doccia. e mezzo. Ecco, comunque a questo momento dove la ginecologa fa le sue cose, consigliato a non guardare, io, cioè mi è stato detto proprio stai lì, meglio che. Ok. Comunque, a livello di sensazione mia, ti fanno una piccola puntura anestetica, quindi in realtà non senti molto, cioè senti un po' pizzicare, ma rispetto a tutto quello che hai passato in precedenza, diciamo che sei molto distratta anche dal fatto di avere il tuo bimbo lì, quindi non si sente niente, cioè è la parte più veloce, più soft. Anna Chiara va a fare la doccia, sviene e fa le sue cose. Invece io e la mia collega abbiamo preso Carlo Alberto e l'abbiamo portato lì nel fasciatoio che avevano preventivamente preparato, tutto bello riscaldato e tutto quanto. E abbiamo pulito Carlo Alberto, l'abbiamo misurato, l'abbiamo pesato, 3,48 No, 3,15 kg per 48 kg. Ah, centimetri. 3,15 per Quindi in 48 realtà era centimetri. piccolino, Sì, così piccolissimo, piccolino. piccolissimo, e l'abbiamo vestito col suo primo vestitino. Che gli avevo preparato. In tutto ciò abbiamo avuto una difficoltà non proprio semplice, appunto una difficoltà, e nel senso che nel momento in cui mi hanno messo il bambino sul petto, in teoria il bambino dovrebbe ricercare il capezzolo della madre per attaccarsi appunto al seno, anche solo per consolarsi, quindi non necessariamente per mangiare di primo impatto, ma proprio è un riflesso spontaneo. Questa cosa non è successa a Carlo Alberto. Quindi loro mi hanno riportato in stanza che erano circa le 3 di notte e verso le 6 della mattina
Poi Marco è stato mandato a casa, quindi nel momento in cui io sono tornata in stanza, Marco è tornato a casa e io ho riposato un po', e alle 6 della mattina sono venuta a svegliarmi appunto per cercare di attaccare il bambino al seno. Non è stato per niente semplice. Carlo Alberto si è attaccato al seno solo dopo 48 ore e facendo diversi tentativi, operazioni, modi per stimolarlo, insomma è stata veramente tosta all'inizio, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e quindi adesso Carlo Alberto è allattato esclusivamente al seno e sono molto molto fiera di questa cosa perché è stato veramente tanto faticoso, ma ce l'abbiamo fatta e se io ce l'ho fatta, sono riuscita a allattare al seno Carlo Alberto, è stato sicuramente un po' merito mio perché sono stata molto tenace, ma gran parte del merito va alle ostetriche che appunto si sono rivelate veramente molto disponibili, molto attente, mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto anche psicologicamente, perché comunque già sei molto spossata da tutto il parto, in più questa difficoltà di certo non aiuta. In ogni caso non ci dilunghiamo troppo, se vi interessa sapere la mia esperienza con l'allattamento, le difficoltà che ho riscontrato e come siamo riusciti poi alla fine a far andare tutto per il meglio, fatecelo sapere qui sotto nei commenti, faremo un video dedicato. Quindi un applauso alle ostetriche dell'ospedale di Negrar, sì, perché veramente, come super, dicevamo prima, si vede proprio che la loro è una vera vocazione, anche se io non ho fatto niente, però ho percepito proprio la loro professionalità, sì, e la loro empatia. Mi sono state tanto vicino, davvero, bravissimo, a me e a Carlo Alberto. Un abbraccio. Questa quindi è stata la mia esperienza di parto, la nostra esperienza di parto. Alla fine è andato tutto bene e questo è quello che importa, quindi il parto può essere più o meno traumatico, ognuno lo vive a modo proprio. Per me è stato difficile, tanto che una volta che ho terminato ho detto a Marco: il prossimo bambino lo adottiamo. Invece però questa sessione è durata 2 giorni. Sì, eh, poi tutto passa. Come dicono i vecchi nel nostro paese, l'è un mal de smente con. È un male che si dimentica. Che si dimentica, bravo. Tradizione, chi non capisci. È vero. No, ma cioè, nel senso, io non me lo sono dimenticato, non ricordo, però... Ma che è, te lo sei dimenticato? È tutto passeggero e poi hai la cosa più bella della tua vita, quindi va bene così, insomma. Quindi fateci sapere cosa ne pensate. E le vostre esperienze di parto, se avete già avuto dei bambini. E noi vi aspettiamo nel prossimo video. Ah, fateci sapere se vi interessa il video sull'allattamento, ve lo facciamo. Ciao! Ciao, al prossimo video!